Questo furgone che parte qui da Piacenza andrà a Milano, dove martedì partirà un tir che andrà direttamente sul confine con l'Ucraina, esattamente sul confine con Siret, a nord della Romania. E noi in effetti siamo già stati, io sono appena tornato lunedì dalla Romania, dove abbiamo mandato un tir, principalmente erano alimenti e vestiti pesanti, perché vista la situazione che si trova lì in quella zona, avevano bisogno proprio di questo. Quindi abbiamo già portato un tir dove abbiamo scaricato nel nostro centro che si trova sul confine con l'Ucraina, e poi tutte le mattine i nostri volontari prendono 7-8 furgoni, dipende un po' dalla necessità che c'è bisogno, partono e vanno in Ucraina. Lì abbiamo altri centri, per esempio centri sociali, abbiamo visitato un orfanotrofio, un ospedale, dove lasciamo questo cibo che a loro volta loro prendono il necessario per loro, e altro viene distribuito, viene mandato alla popolazione, ma anche siamo non noi principalmente, ma i nostri volontari sono arrivati anche sul confine vicino a Kiev. Quindi si spingono molto, molto in là. Ti trovi a vedere delle scene che noi abbiamo visto solamente nei film che vediamo, ma queste persone che sono lì al freddo e al gelo, che non possono fare assolutamente niente, e si portavano dietro un troller con quattro vestiti dentro, con la mano nella mano del bambino o della bambina, un altro in braccio, cioè delle situazioni veramente molto, molto terribili. Prima che noi partissimo, noi siamo partiti lunedì, sabato siamo stati in Ucraina, abbiamo visto almeno 20 km di colonna di mezzi, di automezzi, che stavano cercando di passare il confine. Ma naturalmente anche per sbrigare tutti i documenti per entrare in Romania, alla parte nord, vanno a rilento. Quindi 20 km, hanno passato lì tranquillamente la notte, e di notte lì fa freddo. E poi sulla destra c'era tutta una fila di un paio di chilometri di donne, uomini e bambini che attraversavano, cercavano di attraversare questo confine. E la situazione è veramente disperata. Noi quello che ci dicono è: manca cibo, la cosa più importante, manca cibo. È colpito che le persone rumene hanno aperto le loro case alle famiglie. Cioè, io ho potuto vedere case di persone normalissime che hanno ospitato più di 20 bambini, a volte con le mamme, a volte solo bambini. Vedevi lettini, non lettini, cioè materasso per terra dove dormivano, perché l'importante era quello di poter dormire. Poi magari rimanevano in quella casa 2 o 3 giorni. Cosa serve veramente mandare in Ucraina? Cosa è più necessario? Allora, in questo momento le coperte calde per i profughi. Allora, le coperte calde, i vestiti caldi, i sacchi a pelo, il cibo in scatola, delle scatole, pasta, riso, tutto il cibo a lunga conservazione. Allora, vestiti per i bambini, i pannolini per gli adulti, soprattutto non solo per gli anziani, ma per i soldati che sono immobili negli ospedali. Ecco. In linea di massima tutto questo. Com'è la situazione che le viene riportata dall'Ucraina? Beh, la vedete anche voi, è tragica la situazione. Però, ecco, noi quello che possiamo fare è dare una mano nel modo che stiamo facendo. La situazione è tragica. L'accordo di stamattina tra due ministri degli esteri non ha portato da nessuna parte, quindi aspettiamo i bombardamenti, aspettiamo peggioramenti. Com'è la solidarietà da parte di Piacenza? Magnifica, la solidarietà da parte di Piacenza è magnifica, infatti se posso approfittarmi per ringraziare veramente tutti che in pochi giorni ci hanno riempito veramente di tutto. Siete magnifici, stanno arrivando molti profughi, già a Piacenza abbiamo più di 200, tante persone mi chiamano e offrono gli alloggi, offrono qualsiasi tipo di disponibilità. Grazie, vieni in